segretario. Si conclude appunto la sua esperienza alla guida del sindacato ANAO, molti anni ricchi di battaglie. Quali sono state però le vittorie, secondo lei, più importanti che è riuscito ad incassare? Io credo che la prima è aver tenuto in piedi il movimento sindacale per 8 anni facendo politica, visto che ci è stato impedito di fare sindacati, difendendo insieme il ruolo dei medici e il diritto alla salute dei cittadini, tenendo insieme il diritto alla cura e il diritto a curare. Malgrado le difficoltà, la politica recessiva che c'è nel 2010, peggioramento delle condizioni del lavoro, blocco dei tributi, chi più ne ha più ne metta, noi siamo ancora in piedi, siamo cresciuti e teniamo alta l'idea di un servizio sanitario pubblico e nazionale che vada a garantire l'esigibilità dalle Alpi alle piramidi di un diritto alla salute che è indivisibile. Poi il resto, i risultati li ho detti, insomma, la legge sull'orario di lavoro, la legge sulla società professionale, il cuneo previdenziale, la stabilizzazione precaria, sono tutte iniziative in cui c'è la cultura e l'azione della NAO. Io credo che occorre valutare i passi avanti, anche se insufficienti rispetto alla soluzione totale delle questioni. Ecco, quindi appunto quali sono i faldoni principali che lei lascerà sulla scrivania del suo successore? Noi abbiamo un problema di contratto da chiudere assolutamente in tempi brevi, perché dobbiamo aprire il successivo, che potrebbe essere darci l'occasione di ridiscutere un modello organizzativo del lavoro ed anche nuove politiche retributive. Abbiamo la necessità di salvare un servizio sanitario pubblico e nazionale che il governo vuole rilanciare e valorizzare, ma che qualche preoccupazione viene alimentata da un sistema di tassazione che non ha riscontro in nessuna parte del mondo come elemento di convivenza con un diritto pubblico alla salute o alla scuola, per esempio. E l'altro è risolvere la crisi di identità professionale dei medici, che è arrivato a un punto oggi non più sopportabile. Siamo deboli di partenza, siamo smarriti, siamo frustrati, imbaruti e abbandonati. Occorre partire da un riscatto e da un orgoglio, una professione che tutto sommato è ancora quella che avvicina le persone in un momento delicato della loro esistenza. Ma l'approvazione del contratto proprio non se ne parla? È qualcosa io credo stiamo lavorando, io spero che per l'autunno, tra settembre e ottobre, riusciremo a chiudere, perché abbiamo necessità di aprire immediatamente 19-21 come un continuum dal 16 al 21 in cui si parla della stessa questione e abbiamo più tempo per risolvere. Senta, per finire, una delle parti della sua relazione che ha destato più entusiasmo del pubblico è stata quella legata ai giovani e alla formazione. Quali sono appunto gli scogli principali che dovranno essere affrontati per risolvere questo problema? L'università e le regioni che hanno paura dell'università. Cioè, quindi aumentare i contratti, però aumentare anche i contratti è una proiezione per il futuro, considerare lo specializzando come un medico in formazione, non uno studente, un medico ha diritto a un contratto solo. La terza questione è risolvere oggi la crisi, perché noi tra 5 anni non ci arriviamo, perché qualunque investimento facciamo oggi ci darà risultati tra 5 anni, ma la crisi è oggi. Dobbiamo attuare provvedimenti straordinari come quelli fatti nel passato per permettere oggi di partecipare al concorso anche specializzando l'ultimo anno, in modo che in mancanza di specialisti si lavorano da specializzando. Quali altre possono essere le misure per risolvere oggi questo problema, oltre ad aprire concorsi agli specializzandi? Importare medici stranieri, voglio dire, è difficile trovarli. I rumeni stanno meglio di prima e i polacchi e bulgari hanno fatica a spostarsi. Oppure trasferire competenze da un segmento professionale alto, i medici e gli infermieri. A questo si può fare in un piano ordinato di rapporto alla professione, non certo una politica selvaggia che mette gli uni contro gli altri ormai. Così non andiamo avanti.